Questo programma è offerto da Sembrerebbe il soggetto di una nuova sceneggiatura del re del gotico Stephen King, e invece non si tratta di una storia inventata ma della cruda realtà, una realtà lugubre che vede come protagonista una badante. La donna, per ben 20 anni, si è occupata del suo assistito, un anziano che tutti conoscevano come lo zio Ciccio, accogliendolo in casa propria e vivendo insieme la vita tranquilla che il mondo bucolico del paese offre. Tutto procede all'insegna della serenità, fin quando ieri la donna ha deciso di svuotare il sacco, confessando l'inimmaginabile ad un legale del paese, l'avvocato Antonino Di Lorenzo. La donna, non sopportando il peso e il rimorso, ha raccontato così la macabra storia che la vede protagonista. Per quasi 2 anni ha continuato ad incassare la pensione dell'anziano convivente, benché zio Ciccio fosse deceduto nel silenzio, probabilmente per morte naturale. Ma ciò che rende funebre questa storia è che la donna si è liberata del cadavere dell'anziano nelle campagne corleonesi. La versione della badante è stata confermata dalla polizia, che, guidata dalle sue parole, ha rinvenuto il corpo dell'anziano, custodito da un grosso sacco della spazzatura, all'interno di una buca in un terreno in contrada piano di corte. Un piano perfettamente lucido e destinato a non essere mai scoperto, considerando che l'uomo, morto nel novembre 2012, non era mai stato cercato dai parenti in questi 2 anni. L'intera sconvolgente vicenda adesso è nelle mani della procura di Termini Imerese, mentre la donna, soffocata dal peso che porta, si definisce pentita per il suo gesto e pronta a restituire il denaro preso in maniera illecita. 2 anni e 10 mesi la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Palermo al sindaco di Marsala, Giulia Adamo, accusata di tentata concussione. La vicenda risale al 2005, quando era presidente della provincia di Trapani. Adamo, che è stata parlamentare regionale, sostiene di aver difeso gli interessi della pubblica amministrazione. Seguono aggiornamenti. Il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, ha disposto attraverso un'ordinanza la requisizione del 50% dei loculi liberi a disposizione nelle cappelle private. La requisizione è stata necessaria poiché non vi è più alcuna disponibilità di aree da destinare alle ordinarie tumulazioni di salme. La requisizione sarà temporanea e durerà sino al 31 dicembre 2014. Momentaneamente sono circa 40 le bare che sostano nella camera mortuaria in attesa di tumulazione e che non possono più stare lì per motivi di igiene pubblica. Il progetto, che renderà disponibili dei loculi prefabbricati da realizzare nelle aree delle cappelle gentilizie, è in corso di realizzazione e darà respiro al comune per circa 2 anni. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.
Alessandro Accetta, impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì. Puoi esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. L'avviso, che è pubblicato all'Albo Pretorio nella sezione Bandi e Gare Albo Pretorio Online del sito istituzionale, è rivolto agli anziani che abbiano un'età minima di 65 anni per gli uomini e di 60 per le donne, nonché per i soggetti diversamente abili che così potranno ottenere la tessera di libera circolazione sui mezzi AST valevole per l'anno 2015-2016. La richiesta dovrà essere inoltrata su apposito modulo scaricabile anche online, debitamente compilato e reperibile presso gli uffici del Segretariato Sociale del Comune di Bagheria in via Federico II e di Aspra in piazza Monsignor Cipolla, nonché presso l'ufficio URP di Corso Umberto I. Per gli anziani alla domanda dovranno essere allegate due fototessere, copie di documento di riconoscimento e modello ISEE non superiore a 9.600 euro se unico componente del nucleo familiare. In caso di anziani facenti parte di un nucleo familiare con più titolari di reddito, il reddito complessivo del nucleo non deve essere superiore a 19.200. Il tutto dovrà essere presentato entro e non oltre il 1 settembre 2014. Le tessere avranno validità fino al 31/12/2015. Invece, per gli utenti diversamente abili che abbiano almeno il 67% di invalidità, dovranno essere allegati al modulo una fototessera a copia del verbale di visita collegiale dal quale si evinca la percentuale di invalidità riconosciuta, nonché dell'eventuale diritto o meno dell'accompagnatore, un versamento inferiore ai 4 euro. Si può avanzare richiesta fino al 15/10/2014. Le tessere di circolazione avranno validità fino al 28 febbraio 2016. Folle corsa in pieno stile Fast and Furious tra una Smart risultata poi rubata e un'auto della polizia. L'inseguimento è iniziato lungo l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo ed è terminato per le vie di Balestrate. L'auto rubata con a bordo due uomini è stata segnalata lungo l'A29 per poi imboccare lo svincolo del paese per seminare così la polizia. Arrivati però in via Papa Giovanni XXIII, le due vetture, dopo il rocambolesco inseguimento, si sono scontrate duramente. Dopo l'impatto, i due malviventi si sono subito dati alla fuga, ma gli agenti sono riusciti a rintracciare e a fermare uno di loro, mentre il secondo è ancora in fuga. I due poliziotti sono stati poi soccorsi dal 118, ma le loro condizioni non sono gravi. Adesso alla polizia non resta che rintracciare anche il secondo malvivente. A seguito degli ultimi fatti di cronaca legati alla questione del servizio idrico e al fallimento dell'APS Acque Potabili Siciliane, società che gestiva il servizio idrico, e dopo che nei giorni scorsi la società Onda Energia, ritirata dopo aver vinto la gara d'appalto, aveva fatto sapere di non voler più gestire il servizio, il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, ha conferito incarico all'ingegner Francesco Greco, quale consulente a titolo gratuito per le sue competenze in materia di servizio idrico integrato e servizi a rete. L'amministrazione, per evitare l'interruzione di un servizio pubblico di tale importanza, ha ritenuto necessario avvalersi della professionalità e competenza di un esperto nel settore servizio idrico integrato e servizi a rete, quale appunto l'ingegner Francesco Greco, che per tale compito non riceverà alcun compenso o rimborso spese. La nomina avviene dopo una riunione con gli altri sindaci dei comuni affiliati all'APS, che hanno deciso di gestire essi stessi la fornitura comunale di acqua potabile. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A
te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutti i mercoledì e le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook, alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. In diretta da Canale 8 Palermo, ma della buona musica partenopea, ideato dalla Match Music di Graziano Silvestri. Con il programma Napoli e in compagnia della vostra amica Virginia. Buonasera. È tutto un programma, perché tu sei un traguardo, in coppa cima e la montagna, e io con te la giasa, a chi campo dove resta non passa mai, con la tutta, mamma mia. Solo tu, nato sabato, io sin da casa, da chiamato, non bene stasera. Bene, voglio subito ricordare il programma Napoli E, appunto, che va in diretta televisiva tutti i giovedì dalle ore 21 in poi. Ci sì. canteremo Quando t'annamuro. Quando t'annamuro. Eh? Prima, okay, pronto! Con mille dediche che stanno a fare, lettere e caracciarate, che avevo sentito te canzone mia. Una bellissima trasmissione. Il microfono. E saluto la signora Anna con tutto il cuore. Allora, in tua compagnia io mando un grande abbraccio per la famiglia Tantillo, quindi il comitato del Borgo Vecchio. Per esatto, ciao, ciao. Ricordo il programma Napoli E, che va rigorosamente in diretta televisiva tutti i giovedì dalle ore 20, 21 in poi, appunto da Canale 8. Qui abbiamo la pubblicità, l'onorata società e noi siamo sempre qua. Manda caro! Da alcuni anni gli amatori della bicicletta, che ogni anno percorrono circa 12.000 km sulle terre della nostra amata Sicilia, spinti da un obiettivo comune, si sono prefissati di realizzare delle imprese. Quest'anno l'SD Fiamma di Palermo e Madonie Bike hanno scelto il Cammino di Santiago de Compostela. Il gruppo è formato da 6 ciclisti della ASD Fiamma di Palermo e della Madonie Bike. Ragazzi tutti di Collesano, che partiranno da Palermo in auto fino a Genova il 20 luglio per raggiungere San Jean de Port, luogo in cui il 22 luglio avrà inizio il lungo viaggio. I ciclisti sono Vincenzo Catalano, Vincenzo Restivo, Vincenzo Asciutto, Vincenzo Rorondi, Rosario Rotondi e Giuseppe Zuccaro. Capaci Summer Fest, promosso dall'associazione Malura, sarà in programma dall'1 al 3 agosto a Capaci e propone un fitto cartellone che unisce musica, danza, arte, spettacolo e solidarietà, tutto made in Sicily e rigorosamente gratuito. Il programma delle 3 giornate, realizzato in collaborazione con Lux Eventi e Morrison Caffè, con la partecipazione di Radio Time e il Comune di Capaci, vedrà band musicali siciliane, intermezzi comici e di cabaret, contest tra DJ, giochi, mostre di pittura e per finire uno spazio dedicato ai piaceri della tavola. Si parte venerdì 1 agosto alle ore 17.30 in Piazza del Municipio, con i concerti musicali delle band siciliane che si alterneranno sul palco. La serata di sabato 2 agosto, invece, sarà dedicata alla disco music e sarà intervallata da esibizioni di danze caraibiche a cura di alcune scuole di ballo.
Per finire, domenica 3 agosto, si inizierà alle ore 18 con Medieval Show, una giornata a tema medievale e fantasy curata dall'associazione Arborea. Qualcosa di nuovo in 3 giornate all'insegna del divertimento. Questo programma è stato offerto da soleggiata giornata a tutti voi amici ed amiche dell'estate italiana, previsioni per giovedì 17 luglio 2014, l'anticiclone estate conquista lo stivale portando caldo e ancora qualche pioggia pomeridiana su alcune zone. Ecco il dettaglio: al nord bel tempo, ampiamente soleggiato sulla pianura padana e Alpi occidentali, nel pomeriggio instabilità con dei rovesci interesserà i settori alpini orientali. Raggiungiamo il centro, dove il sole domina incontrastato gran parte delle regioni. Qualche piovasco potrà ancora interessare nel pomeriggio il Lazio meridionale. Eccoci arrivati alle nostre regioni meridionali, dove il sole prevale su buona parte dei settori. Solita instabilità pomeridiana con rovesci temporali sul basso Tirreno, quindi coste campane meridionali, Calabria centro-settentrionale e Basilicata meridionale. Qualche pioggia potrà raggiungere anche la Sicilia sud-orientale. I venti soffiano ancora tutti i settentrionali con locali rinforzi in Adriatico. Temperature previste minime in leggero aumento un po' ovunque, comprese tra i 17 e i 22 gradi. Durante il giorno ci attendiamo 29-32 gradi al nord, raggiungeremo i 34 gradi al centro e tra i 27 e i 33 gradi al sud. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui, prosegue questo bellissimo periodo estivo con il sole ancora protagonista. State sintonizzati su ilmeteo.it, dove la meteo stupisce ogni giorno. Ciao! Bentrovati con l'Almanacco di Barbanera dal 1762. Martedì 17 luglio si festeggia Sant'Alessio. Il nome ha un'etimologia di probabile derivazione asiatica e trae dal greco Alexein, termine che vuol dire proteggere, ha il significato di difensore. Dice il proverbio: avaro agricoltore non fu mai ricco. Sono nati il 17 luglio Donald Sutherland, Camilla Parker Bowles, Angela Merkel. Il 17 luglio del 1975, nell'ambito del progetto Apollo-Soyuz, una navetta Apollo americana e una Soyuz sovietica si agganciano in orbita, segnando il primo aggancio tra velivoli spaziali di due nazioni differenti. Nel 1984 Papa Giovanni Paolo II infrange allegramente il protocollo con la complicità del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Alle pendici del Mondo Adamello, in Trentino, per la prima volta nella storia, un Papa infila gli sci. Infine, il 17 luglio del 1902, l'americano Willis Carrier elabora il principio del primo sistema di condizionamento dell'aria, che si fonda non solo sul raffreddamento, ma anche sul controllo dell'umidità e sulla depurazione. Kropotkin ha detto: l'idea può sonnecchiare un momento, se lei ti impedisce di mostrarsi alla luce può minare il terreno, ma per ricomparire ben presto, più vigorosa di prima. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Giovedì 17 luglio. Ariete, da oggi in cielo avete un amico in più. Giove in Leone garantisce di fare molte per le vostre finanze, la vostra creatività e i vostri progetti. Performance di buon livello in tutti i campi, amoroso ed erotico in pole position. Vivacità e ironia.
Toro, occorrerebbe smussare gli spigoli, disporsi alla tolleranza, non abbarbicarsi su questioni del passato, in pratica smettere di pretendere il controllo. Accettate il principio che molte volte è la vita a decidere, non voi, conquiste per ora irrealizzabili. Gemelli, la luna in Ariete e Giove in Sestile infondono fortuna e coraggio. Il risultato è una giornata proficua, frizzante, ideale per il gioco di squadra. Contrasti in famiglia, non potete snobbarli, probabilmente richiedono una missione di responsabilità. Cancro, penalizzato dalla quadratura della luna, Mercurio nel vostro segno non brilla per lucidità e coerenza. Imprevisti e contrattempi per chi viaggia, situazioni irritanti dovute all'incertezza, pigrizia e voglia di agire non trovano un punto d'incontro. Leone, con l'aiuto della luna armonica a Giove, è facile affrontare di petto gli ostacoli e uscirne vincenti. Opportunità di svago da cogliere al volo, se in campo affettivo ci sono dei rami secchi da tagliare, oggi troverete il coraggio per farlo. Vergine, anche se non è ancora il momento di spiccare il volo, potrete realizzare più di un obiettivo nelle questioni di famiglia e di soldi. Avrete voglia di riposare, leggere, rilassarvi, allontanando le responsabilità e le incombenze quotidiane. Bilancia, insieme a Mercurio in quadrato, la Luna in Ariete guida le vostre azioni con impazienza e impulso. Prendere decisioni su due piedi non è da voi, riflettete. In preda all'irritazione potreste dire cose che non pensate e che potrebbero ferire. Scorpione, situazione imbarazzante. Al pari di qualcuno in bilico su un dirupo, non sapete bene dove dovete mettere i piedi per non perdere l'equilibrio. Un'impasse affettiva da sbloccare prendendo una decisione. Fatevi coraggio e agite seguendo la voce del cuore. Sagittario, con il supporto della luna in Ariete, non potrà mancare la forza, il coraggio e la determinazione per raggiungere i vostri traguardi. Una sferzata d'entusiasmo e tanta voglia di combattere e mettersi in gioco. La fortuna aiuta gli audaci. Capricorno, cercate di non farvi prendere dal nervosismo. Spiacevoli tensioni mettono a repentaglio il vostro equilibrio e i rapporti interpersonali. Se in casa campeggia una nuvola foriera di burrasca, allontanatela con il giusto uso dell'ironia e del sorriso. Acquario, oggi Giove entra in Leone con la ferma intenzione di togliervi i paraocchi. Fare i conti con la realtà sarà il vostro compito. Un aiuto vi arriva dalla Luna e da Urano. Se siete a una svolta cruciale, decidere su due piedi è la cosa migliore. Pesci, una giornata tranquilla da dedicare a voi stessi, ai vostri cari, a un passatempo distensivo e a qualche faccenda casalinga trascurata. Visto che siete in buona, per scrupolo, gettate uno sguardo anche ai conti e regolatevi a somme tirate.